Eccoci qua, perché? Chi? Oh mio Dio, sì, perfetto. No, io vado a sfidarle, Kurume. Se devo, se mi cercano dovranno parlarmi, quindi andremo a vedere cosa vogliono. Se mi devono uccidere, mi uccideranno, ma non penso mi uccidano perché faccio il mio lavoro, quindi non devo aver paura. Perfetto, ragazzi. Passiamo al gioco. Tac, smuotiamo il gioco, perfetto, ragazzi, siamo sul gioco ora e... Mi dicono che devo chiamare una persona in centrale, mi dicono... visto email. Cercava Peppe Borgia. Chi? Lei ha convocato un certo Peppe Borgia prima. Ecco. No, non è vero. Torno subito. Va bene, grazie per il follow a TAC 13, GXL lo TAC 13, TAC 13, 0, grazie per il follow, benvenuto sul canale. TAC 13, ragazzi, TAC 13, spostatevi tutti lì. Perfetto, ragazzi, io adesso switcho al gioco, andiamo a giocare, ragazzi. Oh, che belle parolacce. Bravo. È sparito ora. Cazzo sta succedendo? Hai sentito ora il gioco, ragazzi? Perfetto. Cambiamo titolo e tutto. Perfetto, come metto le informazioni, mi cerca il cartello. Smith, nel frattempo che loro risolvono sta No, cosa, però perché semplicemente non si sotto bestemmia in segnalano chat. un fatto grave. Cosa? Allora, Tulpan, se tu guardi uno degli ultimi arresti, tra cui il signor Liam Smith, Tulpan ha fatto un arresto per mancato alt, però dal collega Fallon l'agente ha fatto un controllo. Questo aveva due calibri, tra cui una in auto, una addosso, diversi grammi di Ma chi questo, marijuana. scusami? Tulpan. Tu papà, tutta sta roba addosso, va? No, aveva il soggetto. Era un mancato alt, loro l'hanno fermato. Tulpan gli ha fatto solo la multa per il mancato alt, ma non gli ha fatto tutto quello che teneva addosso, in macchina, addosso. Ha fatto solo il mancato alt. Adesso... Me l'ha segnalato l'agente Fallon. Adesso sì, cioè, mi occuperò poi con il collega, ma quello da... sentiamo un attimo con Scorpion, queste cose delle fedine penali, è lui che gestisce le fedine penali. Ok. Vabbè, sono tutto ciuschi, smetti per favore, eh. Ma che ti banno, anzi, direttamente. Perfetto. Ragazzi, mi cerca il cartello, mi dicono. Va bene, allora vediamo. Tenente Smith 18. Chiamo un attimo, zitto un attimo, già non so che io dico a lui, aspetta un attimo, ti chiamo Smith. Ok. Pronto, Reyes, dimmi. Allora, i signori ti cercano e ti vogliono. Sì, quelli delle Kuruma mi dicono. Vogliono avere un colloquio, Perfetto, e avranno un diciamo, con colloquio con lei. me, avranno un colloquio con me allora se lo Ce vogliono. l'avranno? Sì. Andiamo a prendere allora, dai.
Ma come fai a averci? Come fai a sapere che vogliono tu? E come lo faccio sapere? Lo stanno dicendo che ti vogliono. Va bene, vieni a prendermi in centrale, che andiamo io e te, andiamo, dai. Esatto, sì, già Coleman, pure Coleman. Perfetto, dai. No, no, Sì, solo io e Coleman te che mi dà veniamo. garanzia. Solo No, io e pure te. Coleman che mi dà No, no, garanzia. solo io e te. Va bene. Ciao. Perfetto, mi scega il cartello, raga. Grazie per il follow a Jan Sanjo, a Hard Robby, Fede Palestra e la Quica 10111. Benvenuti sul canale. Ok, io e Reyes andiamo a queste persone. Voi siete qua. Lo sai. Sì, ma Andiamo a parlare con queste persone. Vado a cercare a prendere la Clarissa, perché io sto con Smith un attimo. Bene, a tra poco. Ci hanno rilasciato andare Cosa vogliono da dal me? group, quella vicina alla vecchia centrale Cosa vogliono? 403. Vogliono Cercavano me? Smith. Erano fissati sul fatto di Smith. Vogliono Perfetto, questi sto costi. arrivando. Ma ti hanno Clarissa? rilasciato entrare? Tanto in un modo o Guarda, nell'altro mi sì, prenderanno. vai a prendere Jana al no, sigillo, per volevo piacere. andiamo dove sono. Dove stanno Ok, questi? grazie. Ciao. Smette l'ora di girare la medaglia, sei pronto? Sparano. Cazzo, mi frega a me, quello spara. Devo pensarlo che sparo di loro. Ok, ma dove sono questi? Oh, Eccoli qua, amore mio! perfetto, No, non è vieni con possibile me. sta cosa, non è possibile sta cosa. Come non scopo. Perfetto, andiamo a prenderlo. Avanti, chi mi chiama? Che intenzioni ha, Smith? Sto vedendo con Reyes se andare con loro. Allora, mo li accompagno io perché non ne vale la pena che ci facciamo la palla più di quanti poliziotti. Al meglio questi ragazzi non avete la Andiamo io e Reyes. State tranquilli. Ce la vediamo noi, vediamo cosa vogliono dalla polizia. Ma nel caso muori, per favore, mi fai il testamento. State tranquilli. Non morirò, Una ragazzi. garanzia. Aspetta, una cosa, siete voi con la macchina dietro di loro? Sì. Esatto. Ok. Signori, ci sentite? Signori? Non ci cagano. Grazie per il follow a Tazio Rialedo, benvenuto. Voglio evitare di far rapire altri poliziotti. Esatto, se vogliono me andiamo a parlare con loro. Uno che parla con noi. Ma stanno venendo in centrale? No, Non lo so. Signori, ci sentite? Ma scappano. Ma scappano, ma hanno paura di noi. Ma non lo so, c'è. Boh, abbiamo portato Smith, vabbè, tanto vado pure con loro, Non so tanto che sono sta. inutile. Eccoli qua, sono a destra. Eccoli Sì, vado con loro, vado, tanto. qua. Oh mia nonna. Signori? Non Signori, non puntate, signori, puntateci, tranquilli. siamo noi. Cercate Smith, ve l'abbiamo portato, e per Ah, evitare appunto che Smith. rapite altri poliziotti. Allora, volete. Ma chi Volete ne sa por. che cerca Smith? Non lo so, me l'ha detto Accendetelo lui. pure, avete rapito i poliziotti. Chi te l'ha detto? Ma se Aia. poi non te Oh, lo. fermo! Chi te l'ha detto? Me l'ha detto lui e quegli agenti Il rapiti. capo? Allora, signori, guardate me, io vorrei porre fine, diciamo, a questi rapimenti di agenti, allora, se volete Smith si è congegnato. Signori, ma possiamo allontanarci da qua? Per piacere, che stanno altri agenti. Andate via, vai via tu. Perfetto, porta la buona, Non arrivederci. mi faccia diventare un diavolo oggi. Non ho capito. Arrivederci, ragazzi. Non mi faccia diventare un diavolo. No, assolutamente non arrivederci. Vieni con me, vieni, Smith. A posto, Arrivo. consegnato, Smith. Oh, Sì, Smith. signori, sono consegnato. Ora parlerò con i signori. Svegliato. Il GPS. Bello, Sì? bello, bello. Allora, dice i tuoi agenti di Norman, dove sei? polizia, la prossima volta che mi trattano male, io gli metto i calzini in bocca. Centrale 211. Dillo in radio. Ok, ho spento il GPS. Dillo, la prossima volta che trattano male, Peppe Smith, Borgia spegni il GPS, anti-UC. tu mi raccomando, non vorrei che Signori? qualcuno dei poliziotti ti segua. Sì, Mi avanti. comunica qui una persona. Ha detto che la prossima volta che trattate male il signor Beppe Borgia ci Ma uccideranno. chi è? Beppe Borgia, chi cacca? Non lo so, mi ha Comunicami riferito una che lui è persona. in centrale, Smith. Smith? Chi devo seguire? È stato appena qua in centrale, Peppe Borgia. Ah, Buonasera. l'ha già detto prima. Che ne sai che è collegato a loro, Reyes? Buonasera. Ci siamo tutti? Ho Peppe Borgia ogni volta viene qua lasciato la e mia sembra il signor moto, Smith. Cosa gli devo dire la prossima volta? Ho spento il GPS, avete chiesto. Sì, adesso dici in radio che non ci devono seguire.
Sì, vabbè, se mi seguono, non penso che seguiranno. No, seguono e ti metto il calzino in testa. Come gli metti il calzino in testa? No, no. E digli a quello stupido che non si deve vendere più la confidenza con Beppe e Bocci. Ma scusa, ma come mai ti avevano chiamato Beppe? Signor, allora, ieri... Chi l'ha chiamata, signor? Non lo so, ma non l'ho chiamato in centrale. Non so chi l'abbia chiamata. A me mi hanno riferito di chiamare. A me mi hanno riferito che. E ieri, mentre stavo facendo una partita a scopone, stavo con i miei amici. Praticamente avevo la moto. Mentre andavo, diciamo, a giocare con i miei amici a scopone, mi hanno fermato della gente mascherata. Io devo denunziare queste persone. Praticamente hanno preso la mia moto e se ne sono andati. Sono stati chiamati in centrale perché la mia moto è stata trovata su un luogo di omicidio. Ma io che cazzo c'è? Stavo giocando a scopone. Boh. A me oggi me l'ha riferito di chiamare. Quando l'hanno chiamata? Mamma mia. Fare il figo con il drift, ma... Quando l'hanno chiamata in centrale, signore? Quando l'hanno chiamata in centrale? Prima, 10 minuti fa. Sì. Sono andato in centrale, mi sono presentato. E no, lei se ne deve andare immediatamente da questo spiazzale. Ma tu mi hai chiamato, stupido. Ma come? Scendo, eh? Ah, scendi, scendi. So che prendo la... Ma cosa? La... Anche a piombini? Ecco, andiamo. Ma io non capisco ogni volta perché io mi cagno sempre la maschera. Ma stai bene così? Perché la moglie era mia, mi toglie sempre in maschera. Stai bene, tieni pure il magazzino, ti. Stai bene. Wow. Papà? Oh. Vedete ragazzi, mi ha rapito il cartello. Ok, dove devo andare? Peppe. Si mette al centro lei. Peppe, dove sei? Ok. Grazie per il follow, Davide. KKK. Benvenuto sul canale. Vieni qua. Davide, vieni qua. Davide, vieni qua. Grazie per il follow, Salkscoom, è venuto sul canale. Il sotto non può fare niente con noi. Come si scende qua? Ah, le scale. Eccoci qua, che è successo? Dimmi. Grazie per il follow a Peppe, grazie per il follow a Giorgio Cannato, è venuto sul canale. Ah, è successo qualcosa? Aspetta, non guardate. Anche a Elnoi 420, grazie per il follow. E anche a Mangia Sass, grazie per il follow. In caso succede se qualcosa, anche a Schioppa Alessandro. Un gioco delle domande. Mamma mia, oh. And dopo. È stata un'ora che devo fare pipì, non ce la faccio più. Ah no, Peppe. Aspetta, là, fammi finire. Che cerca non si trova. Mamma mia. Eccomi, aspetta che prendo. Wow, che schifo, è andato a finire la pipì. Grazie per il follow a Salo. Salocin 009, è venuto sul canale. Eccolo qua, che succede? Signor, ditemi cosa volete da me. A quanto pare, Smith, durante l'interrogatorio di un membro di un poliziotto è stato fatto il suo nome come la persona che visiona quelli che sono i bandi della DEA. Non è possibile. E che ha annunciato qualcosa della DEA. Non sono stato mica io. Posso garantirvi che non sono stato io. Chi è che guarda i bandi della DEA? Guardi, durante il briefing era stato annunciato dagli ufficiali di polizia che sarebbero state aperte le selezioni dei bandi all'interno della polizia per chi voleva entrare a far parte della DEA. Poi, da un giorno all'altro, sono scomparsi le candidature per i bandi, ecco. Quindi penso sia stato tutto annullato direttamente dal direttore della DEA, che non sappiamo chi sia. Cosa so della DEA, mi scusi? Io so semplicemente che hanno contatti con Washington, no? Sono venuti qui in un gruppo di membri della DEA e qui non sappiamo il nome. Si fanno chiamare un nome in codice. Tipo... Sono sempre mascherati. Oddio, non lo so. I nomi in codice... Non mi ricordo bene quali erano bene. Ma l'altro... diciamo, è la fotocopia di quel poliziotto. Ah ok, venga avanti. Questo è il follow a tutti quanti. Ciccio Bezirai. Ah, sta con Peppe, scusami. Il mio carissimo amico.
Allora, senti qua, prima che ti metti il calzino in faccia pure a te come ho fatto ieri con tuo collega. Oddio. Ma parliamo seriamente. Mi dica. Cosa sai della Dea tu? Io non so praticamente nulla. Non so niente. Alla Dea? Non lo sappiamo, sono persone mascherate. La prima volta della Dea. Ha parlato, cioè, durante il briefing di 2 settimane fa, sì, perché non era la scorsa, quella prima. Sono stato il comandante ad annunciare che, diciamo, all'interno del dipartimento di polizia gli avevano comunicato, il direttore della DEA gli aveva comunicato che avevano fatto delle selezioni interne per poter, diciamo, far parte della DEA da parte della polizia. Poi dopo, e da come ho detto, lei è stato selezionato? No, io non sono stato selezionato, anzi non ho neanche chiesto di poter partecipare, in quanto è sicuro? Ne sono sicurissimo, si fidi. Non ho mai partecipato a nessuna operazione con la DEA da parte dell'SPD, a meno che non dovevo magari dirigere un'operazione da parte della polizia sotto richiesta della DEA, ma non poco niente. Quindi quindi niente, io sulla DEA non so nulla, praticamente nulla, ecco. Non sa nulla. E come mai tutti gli agenti che vengono rapiti? Cazzo, mi follo Andrea e Luca. Non ne ho idea, magari. Come quello che rompe più il cazzo. Magari. In che senso, ripeta? È stata selezionata come tenente che rompe più. Allora, lei è stato selezionato praticamente da tutti gli agenti di polizia che sono stati rapiti. Il più rompicoglioni, per quale motivo? Beh, mi scusi, è quando sei alto in grado e dai ordini ai tuoi subordinati, sei sempre quello che rompe di più i coglioni. È ovvio che la gente se la prende sempre con il più alto in grado, perché io devo prendere decisioni, devo dire di no, devo dare sì, devo dire di no, devo dare sì. Cioè, è ovvio che una volta che dici di no a una persona, no, cioè, è normale che una volta che dici di no a una persona se la prende con te. Purtroppo più alto in grado diventi, più viene dato. No, pure tu. Signore, tu che coordini noi. Pure tu devi dire sì, potevi dire no. Sì. False accuse. Guardi, purtroppo in polizia funziona così. Se sei alto in grado, purtroppo poi vieni odiato, perché se rompi le palle a un agente. Ma cosa fai delle operazioni della DEA? Nulla, so che vengono organizzate purtroppo un po' così al momento. Non lo so. Beh, in centrale magari, non ne ho idea. Utilizzano, diciamo, gli ambienti della polizia, delle forze dell'ordine della città di Los Santos. Quindi città, centrale polizia, sceriffati, sede FBI, ovunque, diciamo, ci sia una sala briefing. Ecco, io non ho mai partecipato a queste preparazioni. Della DEA fanno parte anche del corpo di polizia. Questo non lo so, in quanto tutti i membri della DEA sono mascherati e non si identificano con nome loro. Tu che sei tenente, sai un cazzo, e un agente esperto sapeva più cose di te. Guardi, io non so chi sia sto agente esperto, perché vorrei essere al suo posto a questo punto, a sapere queste cose. Un agente esperto sa che alcuni membri della DEA fanno parte del corpo di polizia e tu non lo fai. Da quanto so io, avevano aperto i bandi all'interno. Poi, ho letto, l'aveva comunicato il comandante, aveva annunciato il comandante l'apertura da parte essendo comandante dell'SPD, l'ha comunicato lui l'SPD. Ok. E che poi sarebbero stati valutati dai membri della DEA per poi essere selezionati e contattati. Io da quel giorno in poi non l'ho più calcolato, perché in quanto non ho mai emanato la mia candidatura. Qualcuno che ha fatto il bando? Un nome di qualche poliziotto che ha fatto il bando? Guardi, ne erano tanti. Che non ho qui di mano, non ho portato di mano i bandi, però, perché in quanto non posso accederci. Però so che tanti erano intenzionati ad entrare. Mi faccio qualche nome di questi tanti. Dio. Nome, cioè, ora sul momento non me ne ricordo. Era successo 2 settimane fa che avevano fatto avevano aperto i bandi. Alcuni hanno detto: ma quindi posso mandare la richiesta lì? Dove potrò mandare la richiesta? Avevano chiesto in quel momento lì. Ora 2 settimane sono passate, non ho più calcolato quella sezione dei bandi. Io, cioè, in quanto non era mia responsabilità, vado a selezionarli. In quanto sono dell'SPD e non della DEA. Grazie per il follow, Chris Sniper. Sono un cazzo. Ma è un tenente, più grado alto di lui. Tenente. Ci sono vice capitani, capitani. Addirittura questa cosa della DEA è nascosta anche ai tenenti. Quanti tenenti ci sono? Io. Ah! Per questo. Solo lei è un tenente. Solo io ci sono come tenente attualmente, sì. E non sa niente. No. Mi occupo dell'SPD. Chi possiamo prendere per sapere? Guardi, sapere cosa è la DEA? La persona che ci ha annunciato l'apertura dei bandi è stato il comandante. Quindi questo l'abbiamo capito. Oltre a lui non ne ho idea di chi abbia contatto con la DEA, ecco.
Io sono sicuro, sono certo che li abbia lui in quanto ci ha comunicato lui l'apertura dei bandi. Quindi Ma secondo lei il comandante che prende le persone... Ma il comandante fa parte di questa idea o no? no, no, questo non penso proprio. Il comandante dell'Espedia è Dave Speed, cioè non penso sia faccia parte della DEA. Ma c'hai tu però no? Vabbè, ma non è privato il nome, cioè è pubblico il nome del comandante. Figurati, Si presenta. capitano. Madonna. E che ci fa qua? Ma Ma? che ne so, mi ci sono trovato, Ma ma perché è venuto qua? che ne so, sono in Ma ospedale, che fai? Ma rimandami usi i in ospedale. poteri mentre sei in gioco? Ma Ma? non sono io, rimandami in Vabbè, ospedale, che abbiamo ci capito, faccio mettiti la vicino a Ma te, facciamo qualche come? Ma domanda, che vieni, fai? Ma stiamo scherzando, che io Facciamo sto qualche domanda, lavorando. vieni, vieni. Ma siete sei, ma mi mandate indietro. Io ne approfitto, Ma ma che scusa, me ma noi ne frega. stavamo facendo un rapimento al poliziotto e... Sai come si dice in questo caso? Ciao Smith, buon per... Ciao. Signore, abbiamo un Comunque. colpo d'avvertimento per l'elicottero. No, no. Allora. Come stavo dicendo, Sì. l'unico che sono sicuro che magari ha contatti con il direttore della DEA, penso sia il comandante, in quanto ci ha annunciato lui stesso l'apertura dei bandi. Poi oltre a lui non so chi altro abbia contatto. Cioè, deduco, anzi, il comandante, non ne sono neanche sicuro. Ho capito. Questo è un caso. Scusi, ha Signori, visto vedete. qualche agente che non sta lavorando più come prima? Qualche agente importante. Guardi, la gente che non stiamo lavorando più come Potrebbe prima. essere diventato un membro della DEA. Ci sono tanti agenti assenti attualmente, quindi può essere Mi chiunque. dica un È po' chi ha un ruolo periodo. importante all'interno della polizia, All'interno della polizia oltre ci stanno. a... No, ma i dimmi. gradi ve li posso dire, non è che No, sono non mi segreti. interessa dei sergenti, I non mi membri importa un importanti cazzo. sono il comandante, il vicecomandante. Allora, aspetta, non intendo i gradi io, i ruoli. In che Faccio senso ruoli? l'esempio, che faccio l'esempio. Ci sarà un'operativa nella polizia, no? Sì, c'è un Dei reparto. detective. Chi coordina la polizia operativa? Un reparto operativo Sì. ci stanno che coordinano le operazioni, magari quelle dell'SPD, ci stanno il sergente maggiore Coleman e Reyes. Ho capito. Per quanto riguarda i detective? Quanto riguarda i detective, non ne ho ben idea, ecco, cioè, diciamo, essendoci un reparto, diciamo, segreto all'interno del dipartimento in cui nessuno conosce, diciamo, chi sta nel dipartimento, diciamo, nel reparto indagini, ci stanno svariate persone che hanno reso, diciamo, sono pubblici E detective, chi in cui sono queste sono, persone? vengono terminati come Chi detective. sono? Una è il sergente Rossi, che, diciamo, è detective del dipartimento di polizia, e l'altro è... E Gilardi, non so come si comunica, che sono gli Solo unici due. detective. Loro due sono gli unici detective del dipartimento, sì. Poi Ho capito. dopo diciamo, si parlano tra di loro, si confrontano tra di loro con altri agenti magari che ne fanno Quindi parte, se lei ha un ma... problema si riferisce a loro. E loro secondo lei sanno qualcosa sulla DEA? Guardi, su questo non le posso dire nulla, io non ho idea. Io so il mio e loro sanno il loro, cioè... Sulla DEA non ne ho idea di chi Ma possa una sapere domanda più qualcosa. importante, ma lei che fa nel dipartimento oltre Allora, io sono un po' come una persona di riferimento all'interno del dipartimento. Sono, lui essendo anche l'unico tenente, tutti gli agenti fanno riferimento a me per variate autorizzazioni, oppure per poter aiuto a gestire le pattuglie in città e la condotta degli agenti di polizia. Gestisco il personale, le assunzioni, questo tipo di cose qua. Sono più uomo da scrivania che uomo da campo, io infatti... Mi vedete poco in giro. No, non mi faccio per male, pica. È una scena così, for fun. Mi hanno rapito per fare qualcosa. Questo sono io. La gente, diciamo, che sta più al desk, più centrale d'ufficio, a fare mansioni d'ufficio che Vabbè, si mansioni sta sul rubando lo campo. stipendio, No, buttiamola lì. oddio, no. Paolo Iello 90, grazie per il follow. Grazie a follow a tutti quanti, ragazzi. Tutto dopo non riesco a stare dietro perché sto facendo sta scena che mi tiene occupato a guardare il gioco. Ma esattamente, cosa volete da me? Cioè, io sul sedere non so Tradimento nulla. della Ma DEA. io Lei non so nulla è sulla un DEA. tenente, un ufficiale di polizia. Lo so, ma ancora non sono, sono solo un tenente, appunto. L'ufficiale di polizia inizia dal tenente, poi ci sono vicecapitano, capitano, vicecomandante, comandante. E poi la DEA, come ho già detto, si mostrano tutti mascherati. Non c'è possibilità di sapere di chi siano i membri, che siano i membri. Quindi mi sta dicendo che praticamente nessuno sa niente della DEA, nemmeno il reparto investigativo della polizia.
Non penso il reparto investigativo sappia riguardo la DEA perché sono un reparto dell'LSPD. Non hanno contatti con la DEA. Cioè, non ho mai visto collaborare i due detective con la DEA, quindi non penso proprio, ecco. Quindi lei non sa nemmeno su cosa sta investigando il reparto investigativo. Non sa niente. Certamente dovrebbe sapere Dipende, ci queste cose. sono dei. Ci sono dei rapporti mandati dagli agenti, ma qualunque agente sa su cosa lavorano, cioè qualsiasi agente può lavorare su qualcosa. Abbiamo, diciamo, diamo la scelta a tutti gli agenti di polizia di poter indagare su un loro caso, un loro fascicolo, e attualmente di casi importanti aperti non E ce ne si sono. riferiscono sempre a quei due. Si riferiscono a quei due, sì. Mi scusi una domanda, eh. Se lei non conosce quelli della DEA, come fa a sapere che non collabora con l'investigativo? È una Perché domanda che deve rispondere, non ho mai visto i sergenti, diciamo, i due sergenti, i due detective parlare con membri della DEA, ecco, davanti ai miei occhi. Poi se loro collaborano con la DEA o parlano con la DEA, questo non lo so, se lo fanno di nascosto o meno. eh. Ho capito. Mi baso su ciò che vedo, ciò che sento. Ma non posso sapere cosa fanno gli altri per sé, da soli. Quanto tiene alla sua vita, Donente? Ci tengo molto. Quanto molto? Tanto. Non è quantificabile il Ci tanto. tiene più alla sua vita o alla divisa? Ci tengo molto alla mia vita. Meno la divisa. E onoro la mia divisa. Ho scelto di entrare agenti di polizia per proteggere i cittadini e continuerò a proteggerli finché potrò. Stanno chiamando. Dimmi. Tenente qua non è E quindi che dovremmo prendere il capitano per saperne qualcosa? ci ha dato due Beh, nomi di due guarda, detective. E chi sicuramente. sono? I Sicuramente se nomi volete dei sapere. detective? Lilith. Lili Rossi e Nico Girardi, ma non ho idea di cosa chi collaborino loro se collaborano con la DEA. Che Sono dica unici la detective verità, che hanno questi sanno scelto. qualcosa o no? Guardi, su quello che so io, secondo me, non sanno niente sulla DEA. Poi. Quanto sono presenti in città questi due detective? Il sergente Rossi poco ultimamente, una volta era molto più presente. L'altro? E l'altro invece c'è spesso al pomeriggio. Quindi due persone, praticamente, in due persone su non so quanti agenti che avete, due persone coordinano l'investigativo. Sì, diciamo, loro due sono due persone, E una non diciamo. esiste, l'altro ci sta No, poco. l'altra Come c'è, cioè, cazzo una. fanno No, una investigativo? esiste bene. No, in pratica come funziona? Quindi nulla. Il sistema di investigazioni non è che investigano solo loro. Loro semplicemente si occupano di leggere i rapporti inviati dagli agenti, in quanto, come ho Fanno cazzo detto. loro. Elia, grazie per i beat. Fanno i professori. Loro due in pratica. Sì. Loro due in pratica prendono, raccolgono i rapporti, leggono i rapporti e poi dopo che hanno visionato il rapporto e valutano che ci sta un'indagine buona, un rapporto, diciamo che sia, ci sia un lavoro buono da portare davanti. Si occupano poi di assegnargli a degli agenti che gli hanno chiesto il caso, più ad altri agenti che magari sono interessati e vogliono svolgere altre indagini, ecco. Grazie mille per i beat, Elia, grazie mille. Niaco7BJD, grazie per il follow. Comunque, più volete sapere, dovete scavare più in alto, dovete Io andare di due sempre più in nomi. alto. Vice capitano, capitani, vice comandante e comandante. E dove Io li sono prendo tenente. questi? E dove li troviamo? Ma stanno in pattuglia questo Lili e quest'altro detective? Rossi non penso. E Lili? No, Lili Rossi è questa persona, Ah, non ok. penso. L'altro? E l'altro penso di sì.
Pensa di sì. No, penso di sì. Non ne ho certezza, ecco. Non avendo la radio, non posso chiedere check radio a una persona in questione. Però sono sicuro che sergente Lili Rossi non ci sia, in quanto non c'è mai il pomeriggio. Sono persone che potrebbero servire alla causa. Alla nostra causa. Guardo Gilardi, penso ci sia. Cioè, penso di sì. Perché ogni pomeriggio verso quest'ora c'è. Sale 770, grazie per il follow. A Kid, grazie per il follow. No, non stanno facendo il perma. Oddio, spero di no. Ha i capelli grigi, un po' lunghi, solitamente. Oppure, spero, ogni tanto se li lega con una cresta un po'... Allora, dimmi un attimo... Allora, fammi un attimo i nomi dei coordinatori di queste gruppette in polizia. Allora, operativa chi sono? Allora, operativa ci stanno. Coleman. Sergente maggiore Coleman. Sì, e Reyes. E loro si occupano prestamente per le rapine importanti. Operazioni. Fanno qualcosa loro due? Non dubito forte, in quanto sono più sull'ambito operativo, non indagini, non okay, penso si occupano di questo genere. Investigativa? Allora, le guardie investigative, come ho già detto, ci stanno. Hai detto, Gilardi con i capelli e Rossi. Grigi. Rossi e? Gilardi, Rossi... Poi però ci sta ultimamente anche un altro agente che si sta occupando di qualche indagine intanto. Deve morire o no? No. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo parlare o no? Ora mi è venuto in mente che ci sta un altro agente che si occupa di alcune indagini anche lui insieme a loro ogni tanto. Si occupa delle indagini o fa parte dell'investigativo? Oddio, È un agente speciale. Agente speciale Coca. E che fa? Anche lui si occupa certe volte di indagare, a fare operazioni riguardo alle indagini. Diciamo, praticamente non indaga anche lui prima sul, non indaga prima, diciamo, non sul campo direttamente. Della dea, fa qualcosa, no, riguardo sulla dea non ne ho idea, se lo sappia sulla dea. Però, come ho già detto, loro se nascosto hanno, se non davanti a me hanno contatti con la dea, può essere. Nessuno lo nega. Però, davanti agli occhi miei non li ho mai visti comunicare con la dea, queste tre persone. Ok, se la dea deve fare, se la dea fa, seleziona dei agenti di polizia da portare sul campo, secondo lei li prendi da investigatori o dall'operativa? Penso che una scelta diciamo più intelligente sarebbe sceglierne misti, sia il reparto investigativo che il reparto operativo. Cosa serve l'investigativa alla dea, mi scusi? Beh, hanno un obiettivo, ma le investigazioni servono per raggiungere l'obiettivo. Se no le RSPD come farebbe a risolvere i casi se non investigasse prima? Vabbè, basta, da niente serve a niente, la potete mandare via, secondo me. Questo è ciò che vi ho detto e ciò che so. Questi tre nomi che stanno riguardano il reparto investigativo, persone, queste no? Due persone che invece riguardano il reparto operativo. Ragazzi, non mi hanno ucciso per ora, vediamo. Cicciago negli. Sì, mi ha rapito il cartello. Voleva parlare con Smith. Si mette a steso, tenente. Mi sdraio?
Sì. Sì, sì, si è stancato in piedi, Israele. Israele. Io l'ho lasciato stare. Mi hanno lasciato stare. No, nessun perma, ragazzi, nessun perma. Solo delle informazioni mi hanno chiesto, sì, Fabrizio, solo delle informazioni. Sospendimi? Vabbè, ti sospendo, Artic. Ok, a posto. Ti sospendo. Sospeso. Hai riscattato 2000 punti per farti sospendere. Bravo, Artic. Ottima scelta. Che Adam siete? Siamo Adam 3. Adam 1, mi scusi. Convergete, primo attacco disponibile, spostatevi. Mi avevano tutto addosso, cellulare, radio, tutto. C'è nessuno. Check radio. Check. Sono il tenente Smith. Dimmi, Smith. Mi hanno rilasciato. Peccato. Sono al civico 72, venitemi a prendere. Veniamo in Eagle. La prima Adam libera lo vado a prendere, signori. Adam 3? Sì, sì, dove stai, Smith? Convergi. Sono a 72, venitemi a prendere. Venite. Io ho la stessa voce di Caveggia. Ah, ok. Cosa? Cosa, Bianchi? Sto arrivando. Ok, pronto. Fabrizio, no, non sei rimandato, semplicemente dovevo entrare un attimo in gioco per fare una cosa. E poi alla fine c'è stata quella del cartello. Quindi... sono dovuto loggare per questo. Ah, beh, basta che ti rechi in attesa, Fabrizio, poi dopo ti sposta a chiunque stia facendo le whitelist. Ah! Ah, non mi ha ucciso il cartello e mi uccidi tu, Dio mio! Che cazzo? Mamma mia, non mi ha ucciso il cartello e mi uccidi tu, Dio mio, il colmo! Mi faccio una benda. Oddio. Dai, ti ho preso in piedi. Comunque mi hanno fatto domande, ho potuto rispondere, mi puntavano in otto, Dio mio. Mi hanno chiesto cosa sapevo, adesso devo aggiornare gli altri sergenti. Elia, grazie mille ancora per i 10 bit, grazie mille, troppo gentile. Domande su cosa? Mi hanno fatto domande su chi sapesse delle cose sulla Dea. Io non ne so un cazzo sulla Dea. Infatti, nessuno sa un cazzo sulla Dea, infatti io vorrei sapere... Infatti io vorrei proprio sapere chi all'interno del dipartimento sa della Dea, perché cioè, continua a rompere le palle su sta Dea. Se lo sa della Dea, lo sa per via traversa. Smith, ma Zoghi è morto. Ma come è morto? È una domanda. No, non lo so io.
Ma fino a ieri sera c'era, come? Ma infatti, non ne so io se è morta. Fino a ieri sera c'era. Ma è morto. Sì, stavo gli occhietti. Dio, Smith con gli occhietti? Eh sì. Vedi il follow. Un follow. Perfetto. Anzi per il follow. Anzi per il follow ballo. Dove ti devo lasciare? In centrale, vorrei parlare un attimo con gli altri ufficiali, sergenti. Dell'accaduto. Non ci stanno, non c'è nessuno, Smith. C'è Reyes. Adam 1. Ci sta Coleman, sta gente qui. Grazie. Reyes. Mi hai scelto yes. Perfetto. Lei è libero. Grazie per il follow, Stefix, benvenuta. Grazie mille, scusami, era cresciuto TS, quindi non riuscivo. E Reyes, ci sta un sergente, Reyes, Coleman. Sta? Ci stanno? Andiamo. Volo. Culo, ho perso molta memoria. Smetti. Mi dispiace per te, ma mi hanno rilasciato, Coleman. E che vuoi da me? Eh no, io odio così tanto che speravi che uccidessero, vero? Ma quando vai? Ma svegliati, Smith, dai. Comunque, vedete centrale che mi hanno fatto domande, ho potuto rispondere a qualche domanda. Altrimenti mi avrebbero ucciso. Ho potuto rispondere a qualche domanda, mi ha fatto l'interrogatorio. Che domande ti hanno fatto? Venite in centrale che vi spiego a Terrace. Che siete gli unici sergenti. Ciao. Ciao. Mi rimanda un 100% per voce bianca. Oddio, non lo so, Fabrizio, vedrai, dipende se ti metti lì. Grazie per il follow, ciao Fishy, benvenuto sul canale. Adam 4 status. Convergete all'ultimo 24-7 prima d'attacco libero. Recluta. Lei è? Mi chiamo Caroline. Qual è entrata al dipartimento? Facendo il colloquio. Ma quando? Ieri. Adam 5 è stato. Ah. Va bene. E ieri sera sono entrata al servizio. Ah, ma non ha fatto l'accademia lei? No. Ah, va bene. E scusi perché mi chiamano. Pronto? Aspetta che hanno rapito la ragazza di lei. Adam 1 e Adam 2. Come ha rapito la ragazza di lei? Chi l'ha rapita? Non lo so. Dove siete che veniamo con voi? No, Reyes si è allontanato un attimo. Come si è allontanato un attimo? Si è allontanato un attimo, Reyes. E dove siete ora che vengo da voi? Poi veniamo in centrale. La vedete in centrale? Dai, vi aspetto, ciao. No. Come andrà il pavimento? Cosa voleva il cartello proprio da te? Niente, volevano, volevano risposte. Essendo che sono tenente, pensavano sapessi qualcosa di più di qualcun altro. Ma io sulla Dea non so un cazzo in RP. Quindi, ragazzi, cioè, sulla Dea non so niente io in RP. Volevo sapere cosa sulla Dea. Qual è l'altro evento? È andato bene. Torretto, come sta andando il servizio?
Siamo poche Adam, non riesco a coprire molto. C'è un 10-80 al momento. 52 agenti, siamo poche Adam, com'è possibile? Sì. Ci sono, sicuramente. Pattuglia, vai con la signorina. Colan? Mm-hmm. Dove è nato Reyes? Non lo so. Andiamo a cercare la sua ragazza? Sì. Va bene. Di, che dove volevi tu? Vieni, metto il giubbotto, vorrei mettermi. Mi hanno fatto... No, vabbè, ma... Ma perché devo prenderlo da qua? Non ha senso, cioè, non c'è un giubbotto. C'è un cassettone e giubbotti, va bene. Sì, sì. Comunque, mi hanno fatto delle domande. Anche mi hanno chiesto... Chi fosse responsabile dell'operativa? E ho risposto a te e Reyes. Chi fosse responsabile dell'investigativa? Ho risposto ai due detective, gli unici due detective che sono pubblici come detective. In caso l'attacco è pronto. Anzi, anche Coca ho detto che anche lui ha detto che voleva farsi rendersi disponibile in caso la gente volesse. Insomma, volevano sapere un po' i vertici della polizia. E io gli ho risposto. Tanto i nomi che di queste cose qua sono pubblici. Se uno chiede chi è responsabile dell'operativa, è ovvio che rispondono tutti te. Ora hai fatto un nome, Schmidt! C'hai fatto un nome! Hai fatto un nome tu, sì. Tanto non ti preoccupare, non ti voglio. Non sa che non vogliono un cazzo per l'investigativa. Vabbè, te massimo ti rapiscono, ti chiederanno. Ai! Ma? Hai smirato, qua la mano. Al massimo ti chiederanno delle informazioni sulla Dea, ma sai qualcosa sulla Dea? Ecco, e anche io. E ti chiedono solo questo, ti chiedono. Comunque, C'è detto nome mille, madonna, mi c'è detto nome mille. Il tuo, vuol dire Reyes, quello di tre detective. Ho bisogno un attimo di telecce. Avevo 8 armi puntate, non potevo dire cazzate, perché c'era qualcuno tra di loro che... Se hanno un corrotto tra di loro, che sa le cose interne di dipartimento, io dicevo una cazzata, poi mi uccidevano, capito? Mi hanno detto così, mi hanno detto. Dici la verità e non morirai. Allora, devo dire la verità per forza. E ho detto solamente questi 5 nomi. Ma non ma che mi chiedevano informazioni sulla Dea. Cioè, io ho detto, guardi, che noi non collaboriamo con la Dea pubblicamente. Non sappiamo chi sia nemmeno la Dea. Quindi se ti rapiscono ti chiederanno questo. Quindi se sei sulla Dea, dillo. Altrimenti se non sei in cazzo sei a posto. Ok. Il problema è che però chi tra i sergenti ufficiali della polizia sa della sulla Dea. Se c'è qualcuno tra di noi, perché loro chi cercano gli ufficiali. In generale, mi ha detto, cerchiamo tutti gli ufficiali della polizia, sergenti, tenenti, vice capitano, tutto cercano. E vogliamo sapere chi appartiene, chi fa parte della Dea. Prima o poi qualcuno di voi ufficiali saprà qualcosa sulla Dea. E quindi rapiremo finché non... Finché lo troveranno quello giusto. Okay, quindi finché non sai nulla sulla Dea, sei a posto. No, non so nulla io. Quando sarà, sarà. No, boh, io vado. Dove vai? E farò fuori il servizio, mi sa un attimo. Ok. Va bene, ci vediamo. Colman, buona serata. A dopo, ciao ciao. Ciao. Ragazzi, su domanda, io ho fatto la VL, ma la domanda. Io sono stato rimanato 3 volte per la VL. C'è un tot, posso solo... Se volete essere rimanati quante volte volete, ragazzi, non vi preoccupate. Comunque, ragazzi, adesso devo salutare perché devo andare. Vi ringrazio per essere con me. Oggi purtroppo c'è stato un buon imprevisto su queste whitelist. Ringrazio tutti i follower che hanno amato il follow, quello ringraziato perché ero impegnato con la channel di cartello. Ringrazio Nicola 45N03M1. Vabbè, Nicola... Vabbè, comunque... È un po' uno difficile da leggere. Ringrazio a tutti per essere arrivati con me. Vi ringrazio, ci vediamo. Adesso si occupa di combattere contro il cartello, Fabrizio. Per questo vogliono la Dea. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio tanto per essere con me. Vi ricordo di seguirmi su YouTube facendo il punto esclamativo YT. E entra nel mio Discord. Per essere sintonizzati sul mio Discord e tutto quanto. Vi ringrazio tanto per essere con me e ci vediamo nella prossima live. Ciao!